Amici, ma soprattutto nemici del canale, questo video è purtroppo un video, come posso dirlo, un video sì, naturalmente di spiacere, di tristezza, però è un video che io, un appello più che un video appello, sì, perché sto vedo, ma già questo già era già una cosa, diciamo, risaputa, però adesso sto vedendo che magari attraverso questo social la cosa è peggiorata, perché naturalmente ci sono guadagni sui social, quindi questo eccessivo raggiungere la perfezione a livello di fisico, a livello muscolare, a livello di tutto quello che voi vedete, come Joe Aesthetic, che ragazzi a 30 anni è morto, le cause non si sanno ancora, si dice di un erismo, che dice per un'altra cosa, ma sicuramente avranno inciso la sua diciamo vita da bodybuilder estremo, ecco, questa è la parola che a me dà preoccupazione, l'estremo, perché per certi fisici, e parlo io da appassionato di bodybuilder, io l'ho fatto, ma sì, ma a livello amatoriale, così leggermente, per gonfiare un po' il bicipite, per gonfiare un po' il petto, per allargare un po' le spalle, niente, ma ripeto, Si finiva lì, io non conosco né creatina, non conosco né amminoacidi, non conosco niente. E li ho visti con gli occhi miei in palestra, ragazzi, prendere GH, tutto, di tutto, l'ho visti. Ho visto anche le loro trasformazioni, la loro forza. Ma io nella maniera più assoluta, ma mai al mondo, ma a me piace allenarmi, anzi mi piaceva, perché adesso con questo fatto degli interventi devo stare fermo parecchio tempo, quindi. Ma questa perfezione, questa massa muscolare impressionante, ragazzi, qui c'è la salute, qui si... la vita, infatti questo a 30 anni, ragazzi, a 30 anni se n'è andato, ma io non lo so, ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? No, non ci siamo, qui veramente siamo all'eccesso, datevi una controllata, ragazzi, perché la morte è facile da raggiungere, anche come facile da raggiungere certi livelli, perché questo è il discorso. Ripeto, l'allenamento e la dieta non ti può mai e poi mai far diventare in quella maniera. Ripeto, io Joe Aesthetic lo seguivo su TikTok, su Instagram, perché, ripeto, queste sue fasce muscolari che vibravano, mi piaceva, per l'amor del cielo, e lui lo sapeva che questo faceva piacere alle persone, e guadagnava, però il prezzo io lo vedo. C'è troppo abuso di farmaci, ragazzi, troppo abuso. Non capisco come le persone non vogliono capire che l'abuso di certi farmaci provoca la morte. Questo, vedete, è un video così, un video di tristezza, perché ripeto, lo seguivo, non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo che avrà problemi seri con l'uso di queste sostanze. Peccato veramente, perché la vita già è breve per i suoi fatti, poi se ci mettiamo noi anche ad accorciarla con queste situazioni, peccato. Comunque, riposo in pace, caro ragazzo, e mi dispiace. Ragazzi, allenatevi, ma allenatevi semplicemente con la vostra struttura fisica. Dove arrivate, mettete un punto, non vi fate influenzare, perché ripeto, l'ho visto io con i miei occhi, io che sono stato per 15 anni 12, 13, 14 anni in palestra, ho visto persone trasformarsi, ho visto persone veramente prendere di tutto,
ma nella maniera più assoluta, ragazzi. Non fatelo, non fatelo, non fatelo, non fatelo. Masticci incazzati, viva la natural.